Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi siamo finalmente alle fasi conclusive della seconda regione di War Tales, ovvero come vedete qui la provincia di Vertruz. Dobbiamo solo andare a vedere velocissimamente, perché così scoprite cosa c'è, questo castello, portare la missione qui, che questi qua volevano che diventassimo i campioni dell'arena, che come ricorderete siamo diventati nell'ultimo episodio, e poi andare sparati qui. Non abbiamo purtroppo trovato una chiave ornata per aprire questa stanza, quindi non la potremo aprire. E poi ci possiamo lanciare nell'esplorazione della nuova zona. Qui andremo molto veloci, in modo tale da non perdere troppo tempo. Quindi qui, come vedete, in realtà, se non ricordo male, non c'è molto a fare. C'è da lasciare roba dentro il banchetto. C'è questa signora, la figlia si sta sposando, contenta, e quello che possiamo fare è semplicemente lasciare dei fiori, ok, e qui del cibo, possiamo dare delle salsicce o del vino. In questo caso non darei niente, perché tanto appunto il prestigio direi che siamo a posto, e ci serve che altro il cibo. Non mi pare neanche ci sia niente da scassinare, no, esatto. Quindi adesso possiamo andare direttamente lì al mulino. Entriamo, e questo signore è contento che siamo diventati i campioni, e ci dà la specializzazione dell'assassino, che prendiamo, ma potremo utilizzare solamente con un altro tagliagolo, un altro personaggio utilizza il coltello, perché come vedete questa specializzazione si sblocca a livello 3. Ora non avremo più solo 3 tagliagole, stratega e avvelenatore, ma avremo anche l'abilità di assassino. Tra l'altro non sarebbe male come idea, perché abbiamo vinto anche questo pugnale particolarmente potente nell'arena, per cui non sarebbe una cattiva idea prendere un altro assassino, anche se in realtà cercherei prima qualcuno con un'arma a due mani. Anzi, sapete cosa possiamo vedere prima di andare nell'altra regione, già che comunque stiamo qui? E lo faccio molto velocissimamente. Potremmo andare a sconfiggere, perché ce la dovremmo fare adesso, l'elite che si trova qui. Qui c'è una prigione che non so perché non abbiamo sbloccato. Niente di che, adesso ci andiamo un attimo. Ci vado mentre andiamo qui e ci rivediamo dall'elite. Vediamo se riusciamo a sconfiggerlo o moriremo male. In teoria ce la dovremmo fare. Ok, lì c'è il nostro caro elite, ma prima di attaccarlo direi di riposare, anche perché è un'ottima occasione per vedere le nuove strutture che abbiamo sbloccato e possiamo craftare. Nello specifico, sempre avendo i materiali, no, ci servono delle corde. Abbiamo sbloccato questo, che è l'omino per allenarsi, il fantoccio per allenarsi, che ovviamente aumenta l'esperienza ottenuta in combattimento del 5%. Questo, che ancora non abbiamo costruito, è quello per seccare la carne. Questo abbiamo fatto. Basta, poi c'è altra roba, ma che per adesso non ci serve. Quindi io direi ora di mangiare qualcosa di sostanzioso. Aumentiamo la destrezza, sì. Dobbiamo comprare del sale. Mangiamo delle bistecche, 26. 30. Paghiamo i nostri soldati. E andiamo a vedere un po' se ce la facciamo a combattere contro l'elite. Probabilmente prenderemo degli schiaffoni, però Stormcap è vicino, quindi ce la dovremmo fare. Purtroppo questo drop è un martello che è veramente, come vi dicevo, molto inutile, perché praticamente stai fermo, carica l'azione prima di attaccare, quindi uno ha il tempo di spostarsi. Speriamo di utilizzare questa
mancanza, diciamo, contro di lui. Adesso non so se sia meglio. Allora, no, direi che è meglio tipo attaccare con uno come Jotun o Cassandra, che hanno il primo attacco potenziato. Madonna, ha tantissima armatura. Ok, indeboliamolo pure, perché non si sa mai. Perfetto. Poi il nostro assassino dovrebbe essere in grado di fargli abbastanza male. Ok, fai una cosa, vai qua. Ok, possiamo ancora arrivare alle spalle, così utilizzi questa. Scusa, non ha attaccato lui. Ok. Ah, perché non ha ingaggiato questo. Questo non può ingaggiare? Eh sì, non può essere ingaggiata. Quindi attenzione. Ok. Il problema qui è questo, che lui attacca due volte. Dobbiamo metterci in maniera tale da non prendere troppi schiaffi. Io direi non lo so, non lo so, perché se adesso li metto tutti attaccati, quello mi fa male. Proviamo con lui, no? Senti. Preparati. Oh. Io mi avvicinerei, ma non attaccherei. Ecco, perché lui adesso carica. Il problema è che questo probabilmente muore, che questo fa tipo 100 di danno, 124, quindi lui sicuramente muore, o quasi. Vediamo se possiamo ridurre il danno. Abbiamo ridotto ulteriormente in teoria, prendiamo dei punti. Vediamo un po' come andrà. Botta. Mamma mia. Nonostante tutto, ci ha fatto malissimo. Vai. Ok, lui ha resistito. Ha perso tutta l'armatura. Allora, vediamo. Cura questo. Ehi, non posso curare, perché? Scusa, perché non posso curarlo? Ehi! Ma non vale così, però. Tu puoi curare l'assassino, quindi cura l'assassino. Ah, proprio male, eh? No, vai tu. E muori. Vai, ce la facciamo. Non ce la facciamo. Quasi però. Vai.
Posso usare qualsiasi altra cosa? No. Ok, aspetta, non deve morire nessuno, ok. Se riesco a farlo fuori, questi sono salvi, eh. Allora, aspetta un attimo. Lei, se riesce a ucciderlo, ci fa un favore. Olè! Ce l'abbiamo fatta e dovrebbero essere salvi. Feritissimi, ma salvi. E abbiamo preso appunto questa amazzona che però, come avete visto, in realtà... Perché noi non abbiamo... Qui a lui serviva. Perché, chiaro, aveva l'attacco velocizzato uno dopo l'altro. Cosa che noi non avevamo. E non avevamo e non avremo. Per cui è praticamente inutile. Non li curo, né li aggiusto, perché adesso andiamo a Stormcap e ci facciamo curare lì, che è molto più vantaggioso. A meno che non veda che stiano tipo per morire. Detto questo, quindi, abbiamo ucciso il nostro primo Elite. Comunque, mamma mia, se ci servono le armature più potenti. E ci vediamo una volta arrivati a Stormcap. Allora, andiamo dal medico immediatamente. Grazie, curati. Possiamo anche fabbricare qualche nuova medicina? Sì. Ah, possiamo fare... No, questo già l'abbiamo cercato. Ok. Ok. 3 medicine che servono sempre. Poi andiamo qui. Farci riparare le cose. Ok, abbiamo addirittura 2 lascia passare. Una quantità notevole. Dobbiamo comprare del sale. Madonna, sta roba tutta in disordine, ha un fastidio. Abbiamo 12 pozioni di medicina. Dobbiamo comprare tanto sale in realtà. Poi fammi vedere. Ah, che fastidio sta cosa. Allora, poi voglio vedere se qui tante volte nella taverna questa mi possa vendere la ricetta. Sì. Compriamola, così la impariamo subito. Dove sta? No, è qui. Learn. Ci serve il miele che non abbiamo. Oh, vedi, abbiamo raggiunto il livello 5 di misteri e conoscenza. Lip. Come siamo messi al vino? Cioè, abbiamo abbastanza. Però compriamo sta torta, va. E che fa il livello di 5? Niente, coming soon. Ok, exit. Qui abbiamo già controllato la gente, non ci dà niente. Compriamo. L'uva vale niente. Compriamo un po' di uva, un po' di mele. Tutto il sale, grazie. Stando sempre attenti al peso. Questo lo stiamo tenendo perché... Allora, questa la... Questa la vendiamo. La vendo perché l'ho provata e non mi piace per niente. Veramente per me è inutile. Per il tipo di combattimento che faccio, ovviamente. Altro, vedi? Ottimo. 20, conferma. E prendi anche questo. Così facciamo lo stufato d'agnello. Compri un po' anche di questo. Ok. Tu che c'hai? Legno, come siamo messi? 27. Non ce l'avevi i broccoli? No. Per le ricette che ci serve? Allora, questo non lo possiamo fare. Questo ce l'abbiamo, l'uva. Quanta uva ci serve? Noi ce ne abbiamo poca, eh? 6. Compriamo tutta l'uva. Leave. Bene, e adesso possiamo finalmente dirigerci verso la nuova area e scoprirla insieme, finalmente. Prima fammi vedere questo, 46, 42, ci servono queste armature nuove assolutamente. Subito. Però è media questa, questa è leggera. C'era 40 più 2, 49, 42,
Senti, fammela prendere un attimo, scusa. Allora, tu indossi questa, perdi l'armatura, niente. Tu, no. Tu, una capacità di trasporto. Tu, la forza, meno 2, no. Allora facciamo così, togliamogli un po' di capacità di trasporto. Insomma, meglio la difesa, anche perché tanto poi queste adesso, a meno che... No. No, perché questa c'ha la forza. No, ok, quindi questa la vendiamo, questa la vendiamo e questa la teniamo per quando avremo lì l'arma più forte. Andiamo a questo, lo possiamo vendere. Siamo un po' troppo belli. Direi che 25 bastano. Ok, abbiamo sistemato anche il peso. Ciao. E quindi ci vediamo al confine. E questa ancora non abbiamo finito la missione, per cui niente, questo signore ci dà qualcosa? No. Leave. E diamole il lascia passare. No. Ce ne abbiamo fin troppi. Ok. E ci siamo. Benvenuti nella contea di Artes. Che è esattamente esteticamente uguale a quell'altra. Vabbè, ci sta pure. Non è che cambiano così attraversato il... confine. Vediamo un po'. Adesso dovremmo tipo sbloccare 1.000.000 in più di punti. Come si chiamano? I punti conoscenza, perché troveremo tutta roba nuova. Ma prima dobbiamo riposare. E ci possiamo dedicare all'attività di cucina, perché adesso abbiamo un sacco di roba. Addirittura 5 stufati possiamo fare. Vai. Possiamo fare 9 salsicce. Ok, e 3 pani. E Gigi. Ok, allora. Ma meno fatica, vedi? Potremmo mangiarla. Uno di questo, uno di questo, 26. Totto. 9 e 3. Non prendiamo il vino. Oh, ci hanno attaccato subito. Ma non sapete con chi avete a che fare. Certo. Eppure è vero che non abbiamo punti. Ah, una cosa molto importante per coloro che avessero deciso di intraprendere la carriera. Del cacciatore di taglie. Occhio, perché ad Artes, per quanto ho potuto vedere, non c'è la prigione. Quindi mi sono portato dietro una tizia miglia e miglia e miglia per niente. Per cui attenzione prima di prendere prigionieri. Bella la battaglia con la pioggia fitta. Scannato subito. La sfiga è che però non abbiamo preso, siamo troppo efficaci, non abbiamo preso il punto azione. Scusa, ma questa qui vorrei c'è il martello. Il prossimo è il, no, il prossimo è quell'arcieri, poi questa, quindi direi che tu non ci arrivi. Però vai uguale tu avanti. Ah, però aspetta, vai un pochino qui. Oh, adesso sì. E vai qui, così in teoria dovresti intercettare quelli. Potresti anche usarlo, ma no, lo teniamo per lei. Infatti
Vai, per favore, uccidimi subito sti due assassini che ci troviamo il pericolo incombente. Ah, che goduria. Guarda, ciao ciao con la manina. Ottimo, ritirata strategica, ma ancora tanto perché questi. Sì, comunque mi sa che hanno proprio tolto l'abilità del fuoco, eh. È sparita così all'improvviso. Aia. Allora, next, questo qui. Poi ci sarà questo e questo. Quindi direi facciamo questo fuori. Questi con la spada sono rognosi. Uno. Seccalo, vai. Perfetto. Riesce ad andartene? Sì, perché sennò mi piglia tutti e due. Una cosa, vedo qui. Assolutamente, cosa importantissima è trovare sti benedetti animali fantasma, perché se non possiamo fare le armi nuove, ci serve assolutamente un'ascia nuova e una picca per quello, perché guarda, veramente non fa danno. Oh, mo lui dovrebbe aver fatto la cacchiata, perché esatto, adesso è a portata. Ah, Federico. Quanti danni. Armatura resistita. Ci proviamo? Proviamoci. Ottimo. Fatto 11 di danno. C'hanno proprio speranza. Fa una cosa, tu elimina. Anzi, tu vai qua. Tu vai qua. Falcia questa. Abbiamo sbloccato senza scrupoli, ogni nemico ucciso aumenta il morale di un punto. Bene. Siamo senza scrupoli. Ah, cavolo, è vero, questo non può utilizzare nessuna abilità secondaria. Però pensavo offensive. Lancia ok, però non pensavo che anche la benda rimanesse bloccata. Quello potrebbe essere uno schifo, eh? Perché la benda ci serve. Ok. Una roba da vendere. Non ci ripariamo perché tanto stiamo vicini. Vale la pena riposare, tanto andiamo lì, prendiamo un po' di sto materiale. Oh, già vedo una casina. Se non ci ammazza prima il fulmine, qui che c'è? Ok, fammi vedere quante volte ci fosse una miniera. Mi pare di no. Ci sono macchiette di sangue strane. No, ok, andiamo a vedere qui. Ci sono dei lupi. Non dovrebbero essere particolarmente difficili, ma siccome abbiamo deciso di non curarci, vediamo un po', no? Tanto qua sul contatore sale. Allora, 14 lupi. Qua.
famello, eh. Allora facciamo una cosa, non sia mai che questo decidesse andare contro il nostro assassino, eviterei. Pizze a non finire, puoi uccidere anche questo. Possiamo cambiargli nome in Federico il Ninja. Uccidere questo. Ce la dovremmo fare, no? No. Abbiamo tanto con 70 milioni di punti d'armatura. No? È un problema. Questo pure. Ciao. Uno, due. No. Fatta. Chi attacchi? Lei. Tu puoi metterti qua, ma mica lo so se... Anzi, no, vai tu. Tu devi salire di livello, eh. Vediamo se... muovo l'arciere, ma... L'arciere va potenziato, è troppo debole. Non fa veramente danno. No, no, ci serve la carne. Mi dimentico che con spazio si può saltare il turno. No, questo è un attacco circolare che non ci serve. Vai. Olle. Sì, tutto, grazie. No, continuiamo così. E che c'è dentro? Oh, c'è un forziere e ci sono delle pecorazze. Che fanno? Le possiamo prendere per noi? Oh. Due. No. Tre. Fanno schifo. Che altro? Oh, il grano. Ok. Oh, poverina. Dice, trema un po' e non siamo completamente sicuri se sia commestibile o meno. Se la uccidiamo ci dà carcasse e due di montone. Ma no, ma poverine, perché? No, no, no. Povere pecorine. Poi non sappiamo se siano morti i padroni. Magari è l'unico cibo che hanno e glielo stiamo facendo fuori. Eviterei, non c'è bisogno di essere crudeli con gli animaletti. Poi sono buonissime da mangiare, per carità, ma una cosa è mangiarli, una cosa è vederli fatti a pezzetti. Ok, qua dentro c'è altra... siamo pieni, addirittura. E so, le carcasse che pesano. Sì, abbiamo le carcasse, ok. Speriamo non ci sia nessuno. Ok. Gente con la pira. No. Che simpatia.
Gente c'ha da fa con le pire. Ah. Come faremo a bruciare questa strega sulla pira? Tutto il nostro legno è stato. La legna è stata rovinata dalla pioggia. Per favore, ci puoi donare della legna? No? Che? Ah, la strega! La casa, la sua casa è stata colpita dalla luce dell'ira. Non abbiamo bisogno di ulteriori prove dei suoi peccati. Cioè, praticamente la casa, oltre al fatto che la sua casa sia stata colpita da un fulmine, l'hanno preso pure come un segnale che questa qui, Adelna, sia una poveraccia strega. Invece no, ovviamente non sono un'eretica. Per favore, dovete credermi. Non so perché la mia casa sia stata colpita dalla luce. Per sfiga, non c'avevi il parafulmine. Ok, quindi dovremmo combattere contro l'Inquisizione. Nessuno si aspetta l'Inquisizione. E ora qua ci dovrebbe essere, se non ricordo male, nuovo villaggino. Corzia o Corpia, immagino sia Corzia. Oh, possiamo prendere un po' di missioni. Allora, intanto ci facciamo riparare. Salve signore. Ah, signora. Ripara, sì. Che ti possiamo vendere? Noi ci stiamo portando dietro sti martelli da un po', eh. Allora, queste, anche quest'ascia, non lo so. Non c'è realmente molto altro che possiamo vendere. Mi sa che tra un po' dovremmo comprare un altro mulo. Mi sa di sì. Dell'uva pure ci serve, altro sale dell'uva. Noi non possiamo forgiare niente di utile, vero? Tipo qui. Armatura più 3. Ah no, però quello lì dava la forza. Proviamo questo. Iron Gisana. Potremmo provare a fare questa. Giusto per cambiare la lancia al tizio. Proviamo. Perfection. Continua, ok. Diamo la nostra nuova lancia Alfio per forza, perché no? Vedi? Più uno. Sì, vediamo se ci sarà qualche cambio. Spero proprio di sì, perché sennò questo io la vorrei tenere, perché poi qui la possiamo riempire. Il problema è che sta roba pesa. Pesa. E a me non mi piace. Comunque ho visto che è quasi salito di livello. Mercante. Salve mercante. Oh, uno, due, tre. Ciao. Vedete? Qui c'era l'Ambra. Nel caso non l'avessimo trovata, saremmo dovuti arrivare in questa nuova regione. E invece siamo stati fortunati. Allora, compriamo. Oh, del miele. Quanto ci serve? E che ci serve per fare la torta? Ci servono le mele e il grano. Quindi sembra 8 mele. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E non ho visto, non mi ricordo quanto miele. 2 mieli. E scusa. Vabbè, andiamo. Vado a vedere qui. Mancano tutti questi pure. Qui serve il montone e l'uva. Oh, non abbiamo più il maiale. Dobbiamo combattere un po' di cinghiale. Anche perché qui sta finendo il denarino. È giusto. È arrivato il momento di prendere qualche nuova missione. Ok, qui c'è l'informatore. Allora,
Dobbiamo infiltrare il territorio nemico. Sì. L'abate Teocene ha bisogno del nostro aiuto contro Lord Vernalis. Sì. La legione è preoccupata per il fatto di Arthas. Sì. Lord Vernalis. I pozzi di Lord Vernalis puzzano. Sì. Ok. Abbiamo fatto il pieno. Leave. Poi, tu. Che ricetta c'hai? Lo stufato di porco. Ottimo, lo prendiamo pure subito perché mi serve il cibo. Leave. Poi. Qui. Galina? Dacci un po' delle missioni. Allora. Potremmo far fuori lui. Trova la tomba degli antichi. Subito. Accetta l'offerta. I banditi hanno preso il comando della torre. Certo. Prendiamo tutto. Prendiamo tutto perché ci servono i soldi. Per cui. Poi, vediamo qui. Signora. No, Spearman. No, Spearman. Un altro Spearman. Non lo so. Possiamo fare la prova, visto che l'ascia comunque ce l'abbiamo. Possiamo prendere Freehold. Oh, no, Freehold. E sperare che abbia anche la capacità di prendere quel cacchio di martello. Se no, comunque ci abbiamo l'ascia. E va bene così. L'altro ci avevano tre con lo scudo, uno solo con la spada. Sì, così poi potremmo fare appunto un altro col martello. E poi ci serve anche il pescatore, così iniziamo a prendere cose. Però, prima, visto che abbiamo un casino di punti, usiamo questo. A questo punto. Sì, più soldi dopo le battaglie. No. No. Meno costo nel reclutare i soldati. Sì. Ehi, questo è nuovo. Le nuove reclute prendono un punto di attitudine. Sì. Tanto adesso sblocchiamo 1.000.000. Per cui, ottimo. E adesso andiamo a riprendere Freehold. Ciao Freehold, vuoi venire? Sì. Olè. Benvenuto tra di noi. Ho cliccato cose a caso. Ok, dimmi che lo puoi prendere. Non lo puoi prendere. Evviva. Figurati. Se ti danno tutte le unità nell'area. Obliteration. Ok. Perché danno più potente. Non puoi prendere ancora l'armatura, ma lo risolviamo presto. Media, media. Oh, pesante. No, media. Questa assolutamente no. Berserker, sì, che è quella lì. Sì, tre volte il danno. Assolutamente. Poi, ogni volta che un attacco colpisce più nemici ottieni uno. Ogni volta che ingaggi prendi uno. Non so davvero se con lui, con lui convenga. Facciamo questo. Proviamolo. E aumentiamo qui. Aumentiamo qui. E aumentiamo qui. Oh, non sia mai che mi dessero per casualità del come si chiama? Del movimento, eh. Ok, c'è qualche altra cinturino o robazza che ti possiamo dare? A quanto pare no. Ok, non c'è neanche bisogno di riposare in realtà. Non so perché sono entrato qui. Però posso venderti questa. Posso venderti questa. Posso venderti questa. Ok, e posso imparare la nuova ricetta. Ok. E adesso ce ne andiamo. Exit. Non abbiamo visto la chiesa. Tutto uguali. Avete delle missioni per noi? No. Tu? No. Qui c'è uno che prega. Ok, no.
Qui non c'è niente, non si può rubare niente, dobbiamo uscire. Bene, allora, fortunatamente ci ho fatto anche la guida sul nostro sito, qui sotto trovate il link per andarla a vedere. So dove è Teocene, perché è qui accanto. Ecco, vedete, già un nuovo punto. Esperienza. E Teocene è qui in questa bella abbazia di St. Leor, dove tra l'altro anche l'obiettivo per completare la missione dello studioso. Però prima facciamo... possiamo scassinare. Scassina prima di tutto. Magari questi ci hanno... soffrati, questi ci avranno il vino sicuro, figurate. Era proprio al limite. Quasi. No, rotto. Ok, vediamo un po' che c'è. No, c'è un trinket. Una nuova ricetta che non so benissimo cosa serva. Un trinket e un altro punto conoscenza. Cioè, ma di che stiamo parlando? 1000 punti conoscenza. Qui sotto ci andiamo dopo, perché tanto è la missione dello studioso. Prima voglio fare la missione con questo. Allora lui dice che appunto Lord Vernalis è un uomo devoto. Che raro, che strano, in questa battaglia tra i due lord lui adesso improvvisamente ha avuto una visione di Geru che gli ha detto che lui è l'unico vero lord della terra. Che strano, eh? E quindi il suo compito è aiutarlo. E dice: ed è per questo che mi sto prendendo cura dei soldati feriti. Ma vorrei fare di più. Forse se ti prendessi, forse se ti pagassi, potresti occuparti di una serie di missioni per conto mio. Dice: per esempio, ci sono gli uomini di Lahart che stanno riscuotendo ingiuste tasse sui poveri contadini, non hanno niente. Quindi. Dobbiamo assolutamente fermarli. Ok, fermiamolo. E lui viene con noi. Quindi ricordatevi quando avviate questa missione che l'allegro frate Tac si unisce alla vostra missione. Quindi dobbiamo raggiungere il primo villaggino dove stanno gli esattori. Superiamo qui il ponticello. Seguiamo la stradina, e tra l'altro, ecco, ci mettiamo qui. Ma quella è una delle missioni che dobbiamo fare? No. Ci mettiamo a riposare un attimo, perché adesso, secondo me, possiamo costruire un bordello di cose. Allora, innanzitutto, non c'è nessuno che è studioso? Aspetta un attimo. No? Ah, questo era già, eh? Quindi tu mi diventi studioso, perché così ti posso dare questo robo, che non ho capito assolutamente a cosa serva, quello che viene prodotto in 5 giorni, ok. Poi tu vieni qua, costruisci cose che bisogna costruire. Eccolo qui, tiri! L'omino per allenarsi. Così, anzi, potremmo metterci subito anche lui, che è più importante. Vieni qua, allenati. Poi, qui abbiamo anche un'altra ricetta. Brace? Che roba è? Qui. Ah, è questa roba qui. Ha l'opportunità di curare un compagno senza sprecare roba. Ok. Lo possiamo costruire? No, ci serve... altro qui, altro, altri legacci. Ok, torna al posto. Tu mettiti qua, fratino. E ok, allora sono qui. Anzi, potresti metterti sulla tenda, così prendiamo un sacco di... quant'è il rischio? 20%. No, senti, voglio fare la missione, mettiti qua. Ok, cucina. Torta di mele, vai, 2. Salciccio. Ok, perfetto. Finito. Dormire, pagare. Allora,
questo, aumentiamo la forza, che adesso tocca combattere. 26, 27, 29. Il prete sta con noi. Non abbiamo comprato l'uva furbescamente. 3, no, 7, no, 5 e 36. Aga. Ok. Oh! Possiamo nominare uno dei nostri compagni tenente in seconda. Tu è già sei il tenente. Allora, qualcuno... Questo che abilità ci dà? Quello di dire a un alleato di attaccare, mi pare, no? Sì, è questa. Quindi a qualcuno, a lui. Perché lui rimane spesso sulle... nelle retrovie. È più facile che stia vicino a un soldato nostro, quindi facciamo lui. Meglio. Ok, Alfio è il secondo tenente. O il tenente in seconda. Bene. Allora, qui c'è gente poco raccomandabile. Dopo andiamo a vedere questa casina. Prima voglio andare a finire almeno questa missione. Dov'era il villaggio? Qui. E qui c'è il villaggio di Boetius, dove sono gli esattori. O almeno così dice il simpatico fraticello. Dice, chi siete? Non rispondiamo, attacchiamo. Ci sono i soldati di Lighthall. Già abbiamo altri due punti conoscenza, veramente. Allora, tu puoi venire qui. Dov'è Riol? Alfio? Bello. Ma qua dietro era nascosto. Quanto ti può muovere tu? Non abbastanza. Non abbastanza per fare qualcosa di buono. Tipo. Quindi diciamo il primo è quello. Allora, ma la riesci a seccarle tutte e due? Vediamo un po'. Non vorrei perdere troppa armatura. Uno. Oh, direi che è andata benissimo. Bene, poi, ok, vediamo un po' tu che sai fare. Vai qui. Obliteration. Ok. È fuori l'arciere che è più rognoso. Allora, per adesso l'unica cosa negativa che vedo nel nostro gruppetto, a parte il fatto di non trovare uno con un dannato martello a due mani, è che abbiamo solo un soldato, che è Roy Lovat, con l'armatura pesante. Non è proprio il massimo. Perché abbiamo bisogno di qualcuno in grado di tankare, anche se poi in realtà, come avete visto... Anche con l'elite, perlomeno il primo, basta. Allora, sì, quando poi saranno diventati tutti livello 5, torneremo nella regione precedente, perché pure lì c'è un'elite. E così uccidiamo pure quello e gli prendiamo l'arma. Non me lo so, ho dimenticato che lì c'era, eh. Oh, proviamo un po' sta nuova picca. Fammi vedere. Fa più danno di quella, mi pare che faccia 12. Mamma mia. Ci avrà l'armatura pesante, ma... Lento, lento, lento. Ok. Yes. Fatto 2. Brutta posizione. Fai una cosa.
Riesci a uccidere questo tu? Magari con un colpo particolarmente fortunato. No. Non puoi usare questo. No, non ho più punti. Ok, targeting. Come ha fatto? Che cacchio d'abilità? Come diavolo ha fatto? Boh, l'ha ucciso prima che questo lo colpisse. Mistero. Rimarrà per sempre negli annali della compagnia. Furbo questo, visto? Ma è mosso così lei adesso ce l'attacco. No, veramente, non so come abbia fatto. Sarebbe bello anche cambiare il colore delle armature. Allora, vediamo un po'. Bene. Bene. Finiscilo. Tu adesso dovresti salire di livello. Mi piace la nuova picca. Mi piace. No, no, vediamo un po', sono troppo lontani, vero? Eh sì, allora facciamo così. Ok, riesci a raggiungere... Ah no, ti dovresti staccare, ma direi che è meglio di no. Ma mi sa che sarebbe stato meglio prendere quella... come abilità ottieni un punto azione ogni volta che sblocchi... Ogni volta che ingaggi un nemico. Seduti qui. Allegramente. Allora, è qua. No. Anche perché non voglio testimoni. Vai qua. Un sacco di forza. Infatti gli ha fatto malissimo. Bene. No, un arco nuovo, un'armatura nuova, 18. Senza serva niente, si ripara per favore. Continua. Cioè, questi non sono i droidi che state cercando. Questi non sono i mercenari che stiamo cercando, gli esattori. Però non fa niente, tanto erano peccatori e non c'è punizione divina per aver ucciso i peccatori, quindi state tranquilli. Sì, ma magari Lyart la pensa differente. Dice, però ho un'altra idea. Qui vicino c'è un piccolo ponte che gli esattori devono sempre attraversare. Andiamo lì e gli possiamo fare una bella imboscata. E vabbè, seguiamo il matto qui. Allora, che ci dai? È contento e ci dà 3 di vino. Ok. Vabbè, almeno sono contenti, almeno sappiamo che più o meno abbiamo fatto una cosa che gli ha fatto, diciamo, felici. Dove è finita l'armatura? Qui, niente, 13 punti in meno. Outlaw. Boh, che schifezza. Fuori. Il ponticello, bello bello, è qui sotto. Tanto qui c'è gente che sta combattendo, cioè rumore di battaglia. Eccolo qua. Tra l'altro il ponte che si chiama Ponte Instabile.
Adesso il genio Pontieri entra in azione. Infatti, in questo ponte non ci dobbiamo limitare ad andare su. Però aspetta, prima fammi prendere sto punto qui. Aspetta, già che siamo qui, per poi vedrete che. Qui? Ok. Vediamo un po' che c'è qui. Un cacchio. Oh, che bellino. C'è questo. È vuoto, potremmo metterci il grano e ricordiamoci che qui dobbiamo mettere il grano, magari otteniamo qualcosa. Possiamo pescare? Non possiamo neanche pescare, che schifo di posto. Boh, torniamo di qua. Fammi attraversare il ponte insieme, che poi ci facciano rimanere. Il mulo stava per morire. Allora, andiamo qui. Ok, dice ecco che dobbiamo fare. Dobbiamo distruggere il ponte. Così non possono passare. Qui c'è il minigioco. Con il minatore, sì, lo so, grazie. Tra l'altro, se non ricordo male, ci danno pure tipo la roccia fluviale. Esatto, addirittura anche il legno. Bene. Comunque mi piace, fa più casino che altro perché mo, va bene tutto, ma il ponte è una cosa importante e non è esattamente una cavolata costruirlo. Tu lo fai distruggere, caro abate. Ok, bene, fatto. Adesso usciamo e prepariamoci per fare l'imboscata. Ed eccoli qua. Altra cosa, se questi non li ingaggiate non vi ingaggiano, quindi poi magari scappano. Quindi tocca andare a voi. Chi siete? Dov'è la pattuglia? Ciao. Allora, sono circondati. Questi sono tutti belli distanziati. Forse questi. Allora, tu vai qui bene. Sta qua giù. Tu vai qui. Tu vai qui. Ok, iniziamo con lei. Non ci arriva. Se vai qui. Non ci arriva uguale. Se vai qui. Sì, ma vedo proprio che si allontana. Proviamo a. Oh sì, mamma mia, proprio per un pelo, certo, adesso questo qua sta in posizione sbagliata, ma non abbiamo neanche punti azione, per cui. Aia. Ok, quei due sono vicini, ma non possiamo fare niente. Allora, il prossimo ad attaccare chi è? L'arciere. Poi quello. Quindi fai una cosa, tu vai qui. Brava Cassandrina. E lo si è messo lì a targettare. Capito perché prendo? Li danno da sanguinamento? Ma questi sono vicini. Il problema è che non ci arrivo. Allora facciamo così. Lui può prendere una freccina. Tira la strompiscatole. Grazie. Voglio anche andare qui. Fatto male, sentirai adesso. Questa abilità sto cercando, quindi vedi di dropparmi sta picca, eh? Uomo fastidio.
Quasi. Oh oh. Oh oh. Questa sta messa male. Allora, ci serve qui questa lancia. Freccia. Dobbiamo recuperare Amala. E come possiamo fare? In nessun modo. Questa è mortale. Dove vai? Ah! Oh no! Oh no! Amala! Devi andare via da qua. Assolutamente. Allora, vediamo un po'. Il prossimo attacco è quello, poi questo. Quindi fai una cosa. Sì, facciamo così. Vai qua. Vai così. Ingaggia. Andiamo a lui. Basta. Mo fedo questo. E scappa. Scappa da nessuno. Mamma mia che lenta. E anche lui l'ha preso per primo. Ah no, perché ha disengaggiato. Ah, ecco perché abbiamo attaccato noi prima. Perché il tizio ha fatto disengaggia. E quindi è rimasto fregato. Perché abbiamo colpito noi. Ok. Questo è solo uno, vero? Sì. Ok. Bravo. E mettiti... sì, qua, tipo... in modo che attacchino te e no Amala. Vabbè, lei l'armatura ce l'ha. Allora ah, dobbiamo uccidere questa, perché sennò lì ogni volta che si muove qualcuno fastidio. Bene, vai qui, sì. Anzi, no, no, vai qua. Perché così adesso facciamo così. Mazzatina. Altra mazzatina critica. No. Prima che passi attraverso la nostra armatura. Troppo ti ci vuole. Lo sospettavo. Potresti cercare di spingere questo. Vediamo. È andato? No. Bene, ho attaccato lui. Allora, però mo lo puoi rispingere. Stavolta sì che c'è andata. Non ti è piaciuto, eh? Finire nella trappola. Ah. Maledetto. Ok, finisci questo. Cannato. Ma possiamo finire anche questo. Così saliamo di livello. Spero.
attimo, chi è rimasto? Allora, tu puoi fare fuori questo. Sì, liberiamo lui. Tirare il coltello a questo. Andartene, perché questo c'ha l'attacco a OE. Sì. Jotun, sai che cosa devi fare? Bene. Gli esattori sono stati sconfitti. Ci hanno dato... l'armaturino non sembra male, della corda. E Alfio finalmente è salito di livello. Oh. E curiamo ma non ripariamo, perché dovremmo essere in grado di tornare alla cittadina sani e salvi. Allora, più forza, assolutamente. Quando sei vicino a un alleato prendi brutalità, ovvero il danno è aumentato del 30%, non è male. Ogni volta che un'unità vicina alleata viene attaccata da un nemico, tipo fai tu un attacco da 11, un attacco bonus, ok. Guardia ridotta di 0, questo è un attacco gratis. No, questo. Questo è un signor attacco gratis e... poi aspetta un attimo, che abbiamo questa nuova armatura. Colpo critico meno 2%, ma la stessa quantità di armatura. E niente. La stessa roba. Quindi, ciao. Adesso dobbiamo tornare a parlare con il simpatico prete. Abate. Se non erro. Sì. Non bisogna rubargli niente. Ciò, che bello, sia benedetto Sine Leor. Adesso sarebbe bello se mi poteste aiutare a tornare indietro all'abbazia. O se no potremmo attaccarlo e tenerci il cibo. Ma direi di no. Tanto l'abbazia è qui vicino. Ora, quello che potremmo fare è tornare tutto indietro alla stessa strada, però dovercela vedere con le pattuglie di Laert, o tornare direttamente qui immediatamente a destra. Perché tornando lì a destra, praticamente, arrivate subito a casa. Mangiamo una torta, vino per celebrare. 43. Ok. E dai un'altra volta sto coso. Vieni, vieni. Qui c'è una pattuglia. Tra l'altro che cammina sulle acque. Arriviamo lì. Qui c'è una banda di briganti. Così possiamo finire il video di oggi. Eccoci qua. E abbiamo preso la nostra ricompensa e i primi 25 punti della nuova regione. Finita la prima missione. Bene, e per questo video di War Tales terminiamo qui. Come avete visto, non solo abbiamo sconfitto l'Elite, ma abbiamo portato a termine anche la seconda regione. Ci siamo inoltrati nella contea di Artese e vedremo nei prossimi video quali nuove avventure e missioni ci aspettano, oltre a quelle che abbiamo già sbloccato. Come sempre vi ricordo che qui sotto potete lasciare un commento, mettere like al video e iscrivervi al canale. Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!